Noi abbiamo fatto un comunicato dove abbiamo messo un titolo "Una scuola in 16 giorni". Chiaramente in 16 giorni sono i giorni che ci sono voluti concretamente e fattivamente per realizzarla, ma alle spalle di questo processo di ammodernamento dei nostri plessi scolastici c'è un lavoro che è un frutto di programmazione e di sinergia da parte dell'amministrazione, di ogni componente della nostra amministrazione, dai consiglieri comunali che stamattina sono presenti qui e gli assessori in giunta, che abbiamo raccolto questa forte esigenza che perviene da parte del nostro territorio e abbiamo cercato di imbastire questa programmazione, ma è frutto soprattutto di un lavoro sia quantitativo che qualitativo da un punto di vista professionale del personale della nostra amministrazione, di coloro che quotidianamente dietro le scrivanie lavorano. Grazie all'impegno, ma soprattutto alle capacità professionali di cui noi possiamo fare orgogliosamente vanto come pubblica amministrazione, abbiamo avviato questo processo di ammodernamento dei plessi scolastici che inizia con il Rodari. Nel 2015 ero da pochi giorni vice sindaco dell'amministrazione, mi ricordo un sopralluogo con Paolo Ferrandino, che all'epoca era consigliere comunale, e visitammo il Rodari, preso su tua indicazione, perché qualche giorno prima che iniziavano le lezioni c'era stato lo sfondellamento di alcune pignatte del solaio soprastante la scuola, che aveva ca causato la caduta di alcuni elementi della controsoffittatura. Ci recammo, verificammo che oggettivamente i ferri dei travetti erano ossidati, che questa ossidazione generava lo sfondellamento delle pignatte, e facemmo una verifica sulla tenuta statica del solaio. La verifica uscì positiva, cioè nel senso che non c'erano, anzi negativa, cioè non c'erano elementi di preoccupazione, ma sicuramente quella scuola aveva bisogno di un intervento strutturale per renderla più sicura per i nostri figli, non è che non lo fosse, però dovevamo pretendere il meglio, e infatti quella scuola è stata indicata come la prima scuola da ammodernare nel momento in cui ci sarebbe stata la possibilità di poter attingere dei fondi, e abbiamo iniziato questa sfida. Grazie, ribadisco, alla capacità dell'ufficio abbiamo intercettato i fondi, ma poi ci siamo trovati in primavera tarda del 2021 a dover gestire logisticamente la continuazione delle attività didattiche della scuola, perché una scuola che deve essere rifatta non si può fermare. È un essere vivente che deve continuare a vivere. E allora abbiamo iniziato a lavorare. E allora verso il mese di giugno venne l'architetto Baldino e disse: "Sindaco, ma c'è un bando che mette a disposizione delle scuole temporanee proprio per queste circostanze". E un po' così, scherzosamente, e anche un po' con un po' di scetticismo, tutti quanti noi dicemmo in giunta: "E se ci riesci, eventualmente inviteremo a pranzo tutto l'ufficio tecnico nel momento in cui andremo a realizzare". E scherzando, con un po' di ironia, siamo arrivati che oggi abbiamo a disposizione questo bel plesso di 600 metri quadrati che riesce a rispondere alle esigenze dei nostri bambini e che ci consentirà di continuare a fare lezione da una parte e dall'altra parte di vincere quest'ulteriore sfida, perché io la raccolgo come sindaco e come componente di questa amministrazione, raccolgo la sfida. Adesso dobbiamo essere bravi tutti quanti noi nel realizzarla velocemente, fatta per bene, come è stata realizzata questa struttura, in maniera tale che in futuro i nostri giovani potranno vivere ambienti scolastici migliori rispetto a quelli che abbiamo avuto a disposizione fino a ieri. Piove oggi, eppure venerdì. Però noi crediamo in Don Antonio e crediamo nella mano di nostro Signore, che sicuramente ci guiderà in questa azione meritoria per la nostra comunità. Un abbraccio a tutti e buona giornata.